Incontri straordinari. L'uomo che viene dal passato. Sono seduta e ho lo sguardo abbassato sull'iPad, dove sto naturalmente scrivendo. Poi sento su di me uno sguardo pesante, intenso, un pensiero denso che mi avvolge le spalle e scivola lungo la schiena, e quindi alzo la testa e guardo davanti a me. Lui è lì che mi fissa e io vedo un uomo in là negli anni, il bel viso con le guance un po' cascanti, forse la barba un po' lunga, e ficco i miei occhi nei suoi e cerco, disperatamente cerco un segno che mi dica chi è costui che mi fissa dal suo viso regolare, senza sorridere, senza cedere e soprattutto senza abbassare lo sguardo. Lui alza le sopracciglia, allarga le braccia, inclina la testa in atto interrogativo, sorride e risponde al posto mio facendo un cenno di no con il capo. È evidente che mi conosce. Io guardo oltre i suoi anni che si sono posati grigi e polverosi, uno strato di anni e forse di abbandoni, la vecchiaia incipiente, le cose fatte e tutte quelle non fatte, e ancora non trovo riscontro nella mia memoria piena di buchi, così terribilmente selettiva che mi fa mettere così spesso il piede in fallo e dire non mi ricordo. Ma lo fa per proteggermi, lo so, povera memoria mia, che io sono vecchia di molti anni e troppi ricordi. Lo guardo ancora e sento la testa che sfoglia veloce mille possibilità e luoghi e spoglia quell'uomo dei suoi anni, del posto in cui siamo, della situazione insolita in cui lui è sicuro di riconoscermi e io no. Ma lui non mi chiama. Non mi dice ciao Nina, non mi fa sentire la voce o vedere il movimento del corpo, ma resta fermo lì, con lo sguardo dritto a guardare me e con pazienza attende. Oh, come mi conosce quest'uomo! E poi lo riconosco anch'io. Mi alzo e gridando di gioia lo raggiungo. Erano anni leggeri e pesanti, tutto era nuovo e mirabile e io ero all'università a dare un esame e non mi ricordavo di lui, amico dei miei genitori. Lui era il professore e io parlavo all'esame, discutevo e rispondevo alle domande. Un esame particolarmente lungo quel giorno, in cui lui giocava al gatto con il topo e voleva vedere se mi ricordavo di lui, ma io ero intenta solo a dare le risposte esatte, le date, i nomi, i collegamenti e le riflessioni, e non mi sfiorava per nulla il fatto che ci eravamo incontrati anni prima. Prima eravamo a un pranzo da qualche parte, trascinati controvoglia dalle rispettive famiglie, e io potevo avere 15 anni e lui molti, molti di più, 20, forse 25, chissà. Che io ero piccola ma animata dalla ribellione, sempre alla ricerca di qualcosa che non trovavo, e lui era adulto e animato dalla ribellione, che aveva convissuto dando scandalo con una donna senza sposarsi, lui che non voleva avere figli, che aveva appena mollato la fidanzata perché cercava cose che lei non poteva dargli, e ci misero seduti vicini, cosicché io non potessi fare danni e lui nemmeno. Che la famiglia non mandava giù il suo modo di vivere e lui passò il tempo a guardarmi e io ad annoiarmi fingendo di non vederlo. Ma quando uscimmo andammo a passeggiare nei prati, io e lui da un lato e gli altri distanti, e io cercavo di capire me stessa mentre lui di me aveva già capito molto. Un pomeriggio lunghissimo e silenzioso, il suo sguardo diretto e le domande precise. Dimmi Nina, dimmi, che cos'è che ti tormenta? Niente, non mi tormenta niente. Dimmi Nina, ce l'hai un fidanzato? Ah no, non ho nessun fidanzato, non voglio avere un fidanzato. Tu menti Nina, a me non puoi mentire. E io lo avevo salutato con buona grazia, che era pur sempre un amico di famiglia, e me ne ero andata avanti dagli altri, con il mio corpo giovane e magro, i capelli cortissimi e la mia ribellione che ribolliva perché non trovava una strada per uscire.
Mi alzo sorpresa, aggiro il banco che mi protegge e gli vado vicino e gli bacio una guancia. Che lui è con un amico e io ho imparato la lezione e cerco di fare la brava persona ben educata, almeno adesso che siamo in mezzo alla gente. No, davvero, non posso proprio saltargli al collo. All'esame lui mi guardava e mi faceva domande e l'esame non finiva mai, ma ad un tratto finirono le mie forze, uno sforzo mentale intenso che io ero preparata, ma lui voleva da me un sacco di cose e soprattutto voleva portarmi allo sfinimento. Seduti in un'aula a Palazzo Maldura, con le pompeiane che correvano lungo i muri, le sedie dietro a noi con gli studenti in sconcertata attesa che io finissi il mio esame, e l'assistente al suo fianco che mi guardava. Si era ripreso dalla noia, l'esame si era fatto interessante e nonostante la stanchezza io continuavo a rispondere in maniera corretta, collegavo, intrecciavo e infine, sfinita, lo fissai dritto negli occhi, poi guardai l'orologio che avevo al polso. Lo tolsi e lo appoggiai sul tavolo tra noi, sfrontata. Era passata già un'ora e mezza di esame. Lui mi fissò, cercò, potente come era, la trappola e me la porse e mi chiese quando era stato fondato l'IRI. Io però ero ormai addestrata da anni a combattere la prepotenza dei potenti e davanti a una domanda così difficile, perché da settimane enigmistica, rimasi un attimo silenziosa e poi risposi che era l'Istituto di Ricostruzione Industriale fondato nel 1945. E finalmente trionfante lui sbatté la mano sulla scrivania e rise prendendomi in giro. Mussolini! Lo istituì Mussolini nel 33! E io recuperai le forze e con quella magica energia e sfrontatezza che mi vengono nei momenti di grande pericolo, dissi che no, che era proprio stato istituito nel 45. Lui si irritò, mi disse che mi sbagliavo e io diedi la colpa al libro e gli chiesi se aveva il libro sotto mano. Lui non lo aveva, io nemmeno. Allora chiese alla sala se qualcuno avesse avuto il libro, visto che io avevo deciso di cambiare una data storica. Qualcuno mi porse il libro e con velocità e precisione io arrivai alla pagina dove la mia memoria visiva mi portò e trovai la nota e nella nota c'era scritto 1945 e non si parlava di Mussolini e io lessi la nota che ancora non so come fu possibile che mi ricordassi così bene quella cosa. Lui mi diede la lode e mi fece andare spiegandomi che il libro era sbagliato, ma io no. Così mi disse, «Lei non è sbagliata, Nina J. Kors». Ma io non lo avevo ancora riconosciuto. E avevo camminato lontano e poi pentita e pensierosa e riflessiva, ero tornata indietro e avevo alzato il viso verso di lui e gli avevo detto «No, non ce l'ho il fidanzato, non sono una che si sposa io, sono una che bacia quando le pare e chi le pare e tu non sei nella lista». E lui aveva sorriso, elegante e morbido, e non aveva detto niente. Io mi ero voltata e in quel momento me lo dimenticai. E ci ritrovammo ancora, tempo dopo l'esame, lungo uno dei corridoi dell'università e lui mi fermò. Aveva le mani infilate nella tasca dei pantaloni, la giacca sportiva e mi chiamò e io dovetti fermarmi. Mi disse, finiti gli esami? No, non ancora. Decise la tesi? No, non ancora. Tu non ti ricordi di me, vero? Fu lì che mi ricordai di lui, del pomeriggio noioso e dei discorsi pericolosi condotti sul filo sottilissimo delle cose che si possono o non possono fare. Mi disse, vedi di laurearti, non posso mica aspettarti tutta la vita. Mi sposo. Non farlo. Mi sposo. È un bravo ragazzo, mi vuole bene, mi sposo. Sì, sì, è giusto. Alla tua età è giusto. Ti aspetto dopo, allora. Oh,
Ma lei non può aspettarmi, io mi sposo. Io posso aspettare perché io del mio tempo ne faccio ciò che voglio. Restammo così, uno di fronte all'altro in silenzio, lungo un corridoio dell'università in cui io studiavo e lui insegnava. In quell'attimo, guardandolo, io lo amai. Aveva sempre le mani in tasca e mai ci toccammo in tutta la nostra vita. Ho girato il banco e gli sono andata vicino. Lui ha sorriso, io ho ceduto all'istinto, alla ribellione. Finalmente l'ho abbracciato, mi sono appesa al suo collo e l'ho stretto. E lui mi ha cinto i fianchi, la schiena, le spalle e mi ha fatto dondolare. Per un attimo, per me, non c'era più niente. Il tempo, gli anni, le scelte possibili e quelle socialmente, moralmente, eticamente inaccettabili. E tutta la mia vita pesante. E abbiamo riso insieme. Perché privi di età, una piccola mandorla di calore in una lunga giornata autunnale. Poi, come due persone per bene, abbiamo parlato delle sciocchezze del mondo e le nostre vite si sono ancora una volta allontanate. Ma la mandorla resta intatta. Musiche originali di Massimo Moretti per Max More Music.